Ma punizione ha giocato il vantaggio, ha passato il pallone caga capoccia. Mi ho fatto fare il primo gol di Zidane, no? Pare forte sto Zidane. Beh, qua sti cazzi. Ma già il secondo gli ha fatto tutto pazzo, cara buona. Ma che poi sto Zidane c'ha lenti. Infatti, lo vedi, fanno parte in sepia. Marco De gli ha fatto. Guarda che gli ha fatto. A Zidane. A Zidane. Zidane. Patti chiari, amicizia lunga. T'ho pagato 3 milioni e 104 mila. Ti faccio in transforbiciata manco come all'Van Basten, dentro alla lista trasferimenti, io te lo dico. Io te lo dico, Zidane, già mi hai rotto il cazzo. Volevo levare Zidane, però ha segnato. Ah, Zambrotta va a vuoto, ho capito. Oh, lo voleva. Te, grazie per i 28. Bentornato. Bravo, mette l'amo sul palo, metti. GG. Il football. Rabbiati che c'è. Una Veronica. E affianca Kim Pep e se ne becca un'altra. Arriva là, esternaccio, bungo. Buono. Oh, però guarda che bella azione. Bravo. Lì c'è attacco di. Mamma mia, ma chi c'ha in porta? Viva! No! No, 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 dai, Ateo, metti il turbo. Bello, già, grazie 19.
invece corre, si muove, fa. Cioè, comunque sia roba. Si danno, no, non lo so. Giochi punta. Sa fai esterno. Talmente tanto storto e scoordinato che gli ho detto danna su e è andato dritto e ha spiazzato il difensore suo. Ah, da, bello, grazie per bits. Questo è il suo, questo è il suo. Pensa all'altra parte. Lui 1-0 va in vantaggio così. E poi sta frate. Volevo dire a Rabona. Ma che sa di... Vabbè, ma che go... Questo comunque era volontario, eh. Questo qua, raga, era volontario perché ho fatto lo stick verso sinistra per mannagli a vuoto. Sì, no. Però ho tirato Rabona io. Cioè, ho tirato skillato, ho detto quello che esce, esce. Però ho detto, mo, magari tira Rabona una bomba bella da vedere. Invece gli ho fatto l'esternaccio pazzo, Zidane. Beh sì, quest'anno era partita discretamente, poi sono rimorti. Ah, questa si è creata la situazione, che cazzo devo fare? Vieni, grazie Bits. No, no, ho sbagliato. Ho premuto L1 per selezionare il giocatore, ho tirato. Meno male che è entrata. Sì, ma perché questo dovresti provare su... Secondo me su 5. Perché c'ha Lengthy. Ermid, c'ha Lengthy de suo. Fa troppo ridere. Zidane, porco. Poi avrei premuto io. Bravo, Teo. Non lo so, sta... Sai cosa? Si posiziona, si inserisce bene, far movimento. Vabbè, ma io faccio un cross e mezzo. Che è? Se sta lui da solo. Ha rovesciata. Devi fare rovesciata, se no di testa la mandano a fanculo. Che devi fare? E Llorente che gli copre la posizione di Varane. Volevamo commentare. Ma tutti ormai sono arrivati all'obiettivo.
Tipo la partita dopo che ha vinto il campionato, dicono vabbè, a noi che cazzo ce ne frega di far 20. Ah, è che Barkley io avrei seguito quello. Ah, niente, perfetto. Rigore. Come fai a dare sto rigore? Mattato Rosso! E rifamo 19 pure sta settimana, andiamo? No, ho sbagliato. Cioè, poi vabbè, sto davanti, è più grosso. La Yase vota pure da forse. Vabbè, Goretzka, l'uomo più forte del mondo. No, sti cazzi, continuo così, sta a girare fino a quando gira. No, in caso levo Zidane poi. E me poi metto Zidane. Tanto per ora stanno a scala bene. Giochiamo senza il centrale. Come barra? A me sta a piacere, raga. Ari, grazie per i 15, bentornato. Bella Zinedine, finisce qui la nostra storia d'amore. Ma sono diventati, comunque da quando ho cambiato, ho messo a 3, sono diventati dei deficienti. Ciao, bello, ma te ne affanculo. Sono 20-0, coglione. Vieni a leccare le palle. Sì. No, stanno a recupero. Belli canottari, qui Yoshi. E come al solito siamo qui per la fine del video, per le considerazioni finali su Zinedine Zidane Mid. Allora, prima cosa, tipo di corsa, lenti. Allora, su PS5 secondo me fa una differenza allucinante. Su 4, l'avete visto comunque nei vari spezzoni, ha fatto una buona differenza secondo me, perché campo aperto non lo riprendi anche con 82 di velocità. L'unico difetto probabilmente, a parte il costo, che so 3 milioni di crediti, un po' secondo me... L'agilità, perché effettivamente l'ho sentita, nonostante dribbling e controllo palla altissimi, ha un po' faticato secondo me. Cioè, quando gli davi palla, ok, sì, il dribbling nello stretto, magari con R1 L1, però ogni tanto tendeva proprio a girarsi in maniera piuttosto macchinosa. 20 partite, qui c'è 22 perché ci hanno fatto due vattari gioca, però 20 partite, 22 gol, 6 assist, calcolando che poi mi sa metà delle persone ci hanno quittato. Tiro, vabbè, tiro e passaggio inutile, botica Zidane è devastante. Secondo me questo, ma poi c'è poco da dire, onesto, questo è un centrocampo a due, sì, forse è centrocampo a due con uno un po' più difensivo è il ruolo suo. Anche COC su Next Gen secondo me potrebbe fare delle buche senza senso. Ma dopo tutto è giocatore perfetto, cioè è veramente divertente da utilizzare, ricopre dei ruoli che comunque sono semplici da mettere all'interno di un'ibrida. Venduto come al solito solo per un discorso del proviamo altri giocatori da affiancare a quel Ginola e Neymar. Sta settimana ancora devo decidere chi mette, però
potrebbe essere arrivato il turno di Mbappé come quello di Socrates o di Del Piero. Mo vediamo, visto che Mbappé if è calato, potrei magari concedermelo e tirare dritto questa Weekend League. Sono un po' curioso di provarlo, Mbappé che ancora non ho provato quest'anno, però solo quello in prestito, nelle varie modalità offline, tipo quelle di A Moments, ma niente di che. Onesto, giocatore perfetto comunque Zidane. È veramente troppo bello, ma soprattutto poi in game c'ha quel fisico gigantesco, non lo sposti, colpo di testa, tanta roba. E poi c'ha, poi non vuoi, anche se non c'è il trezzi di rite esterno, giocatore forse a livello del mi so divertito, però confrontati a Jairzinho e Kakà mi so divertito più con Jairzinho e Kakà. Kakà dalla sua c'ha un'agilità senza senso rispetto a Zidane. È ovvio che Zidane poi sotto portante se ne magna uno, a differenza poi dell'amico Kakà che se ne è magnato più di qualcuno. E poi il 5 di debole che ti fa una differenza devastante quando sei in area di rigore. Non sai che quello contro, non sai effettivamente che annatta a marcare destro, sinistro, e te gli fai gli tiri la bomba col mancino che non si aspetta. E forse una piccola pecca è il medio-medio. Non si è sentito tanto da punta, però ogni tanto come vedevi là che se girava, se guardava, dicevo, ma che cazzo stai a fare? 3 milioni. Detto ciò, ragazzi, vi do un bacione come al solito, ci vediamo su Twitch e ciao, domani c'è la anzi no, il video vi esce alle 14.30, no, alle 13.30, e alle 14.30 siamo in live con la Weekend League. Oh, che dolore, che agonia. Ciao.